Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Il video di oggi è dedicato alle fragranze che ho indossato in questo mese e vi racconto un po' quali sono state le mie scelte. Profumo quindi di cui vi parlo è Petit Chéri di Annie Goutal. Di questa fragranza vi ho già parlato, è una fragranza francesissima, davvero un best seller che spesso è sold out sul sito di Annie Goutal. È davvero molto molto amato, soprattutto in Francia, da noi forse un po' meno. Comunque è un profumo davvero carinissimo e che si presta davvero bene un po' tutto l'anno, ma forse soprattutto diciamo in estate, in primavera. È una fragranza dedicata da parte di Annie Goutal alla figlia, quindi già in sé, proprio nel concept, una grande tenerezza e dolcezza, come di fatto è questo profumo molto tenero. Lo definirei un fruttato fiorito principalmente, infatti qui troviamo una succosissima nota di pera che si associa poi ad un bouquet floreale molto fresco, arioso, femminile, dove troviamo la rosa. In generale posso definire questa fragranza come molto molto delicata, una fragranza che ci mette a nostro agio, dolce, zuccherina, un po' fanciullina, e infatti ricorda vagamente il sentore del profumo, ad esempio dello shampoo per bambini. Ma ovviamente questo non significa che sia banale, questo non significa che sia diciamo in qualche modo sempliciotta, assolutamente no, è molto elegante, molto raffinata. Come alternativa più economica rispetto a Petit Chéri, vi posso consigliare una fragranza di Jean en Provence, di cui non ricordo bene il nome, però ve lo indicherò giù in info box. Vi metterò anche l'immagine qui sul video. Questa di Jean en Provence è una fragranza che nonostante sia molto più economica è davvero molto valida, amo questo brand, quindi ve lo consiglio. Sauva Sandil, la prossima fragranza è il mio amato Montguerlain. Come sapete, è il mio profumo firma, un profumo per me irrinunciabile che adoro e mi accompagna in tutti i momenti più importanti, ma anche delicati, tra virgolette, della mia vita. È una fragranza, come sapete, morbida, ambrata, incentrata su un accordo di vaniglia che però si associa e incontra una nota molto fresca, aromatica di lavanda Carla e appunto una spezzata iniziale anche di bergamotto. Diciamo che sono queste le caratteristiche principali del Montguerlain. Un profumo sensuale, caldo, avvolgente, dolce, davvero dolce e infatti vi dirò una cosa che forse vi stupirà o comunque ha stupito me. Ultimamente questa eccessiva dolcezza, soprattutto quando devo uscire di casa molto presto al mattino, mi stucca un po', cioè mi dà un po' fastidio, ed è la prima volta che mi succede, forse perché lo indosso da troppo tempo e costantemente. Però sarebbe bellissimo se facessero un flanker del Montguerlain un po' meno dolce. Vabbè, la butto lì. Un'altra fragranza che sto adorando in questo periodo e che sto alternando al mio amato Montguerlain è un profumo di Diptyque e sto parlando di Fleur de Peau. Questo esiste solo in Eau de Parfum ed è una fragranza molto molto particolare, una fragranza originalissima e non a caso ha anche vinto importanti premi proprio per la sua originalità, la sua bellezza. È una fragranza che è diventata famosa perché pare che sia la fragranza firma di due personaggi antitetici totalmente tra loro, come Alberto Angela e Giulia De Lellis. Sta di fatto che è davvero una fragranza interessante, secondo me, buonissima. È un profumo pulito, soprattutto pulito, fiorito, con anche delle note di Aldeide al suo interno. E è una nota fiorita, ecco, principalmente di Iris, direi. Può ricordare, ad esempio, il profumo di pulito, il profumo di Panistesi, come per esempio per me, questa è una fragranza che sa principalmente di proprio di pulito, di aria pulita, fresca, quasi di montagna, non lo so, appunto, tendo a vedere questo genere di cose, tendo a sentire questo genere di cose all'interno di questo profumo. Ad altri ricordo il profumo della pelle pulita dei bambini, insomma, comunque, come vedete, sicuramente è un profumo che sa di buono. Per quanto riguarda le note fiorite, sono soprattutto quelle di Iris che qui si fanno sentire, ma rimane una fragranza prevalentemente muschiata, incentrata sulla nota di semilambretta o malva muschiata, appunto. Dura tantissimo, sui miei capelli dura finché non li lavo praticamente, quindi per quanto riguarda la durata è notevole, ha delle prestazioni ottime, mentre un po' meno per quanto riguarda la proiezione, secondo me non è un profumo che proietta tantissimo, però si fa sentire e lo sentirete proprio a fior di pelle, fragranza strepitosa di Diptyque. E concludo con un profumo che per me ha proprio caratterizzato le notti d'estate, comunque le serate
più belle della mia estate, ma che sicuramente continuerò ad indossare perché non c'è proprio una stagione per lui. E sto parlando di Fleur de Fleur di Ennui Nomade. È un profumo dove appunto la ricchezza di questo bouquet, dove troviamo ad esempio il gelsomino, la tuberosa, troviamo anche l'ylang ylang, ovviamente appunto il fiore dei fiori, e dove appunto questo bouquet incontra poi una base più decisa, più legnosa, addirittura c'è anche un tocco di legno d'agar, quindi di wood all'interno del profumo, che però non si sente e penso che abbia la funzione di dare spessore e sostegno al bouquet floreale. Quindi la base diventa quasi leggermente ambrata, leggermente legnosa, soprattutto secondo me va a proprio riscaldare questo bouquet floreale così fresco, giallo, appunto bianco, che esordisce all'inizio. Dolce, ma la dolcezza qui deriva tutta dalla dolcezza dei fiori, come amo io. È un floreale con l'F maiuscola e che strizza l'occhio un po' ai fioriti, ad esempio degli anni 90, comunque ha proprio uno stile che è diverso da quelli, dai fioriti di oggi, pur rimanendo comunque un profumo assolutamente moderno e attuale, ed è per questo che io lo amo davvero tanto. Una fragranza anche qui che ha una durata ottima, almeno su di me, sulla mia pelle, sui miei capelli, e che però non ha una scia enorme, quindi non ha una proiezione enorme. Forse se abbondassimo sicuramente appunto avrebbe una maggiore proiezione, però la persistenza è davvero ottima. E questo è Fleur de Fleur di Ennui Nomade. Siamo arrivati alla fine del video, fatemi sapere ovviamente nei commenti quali sono state le vostre scelte per il mese di settembre, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!